Bentornati e siamo noi, eccoci Massimiliano. Oggi vogliamo fare un viaggio attraverso i piccoli comuni d'Italia che sono un patrimonio davvero prezioso del nostro territorio. Pensate che rappresentano circa il 70% dei 7.998 comuni italiani, ma i cittadini che vi risiedono, che vi abitano, sono solo 10 milioni. E da nord a sud, nel corso degli anni, infatti, molti di questi comuni si sono progressivamente spopolati, con il rischio di perdere radici, identità, tradizioni. E lo scorso 28 settembre la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni con dei territori montani e rurali. Quando la legge sarà approvata dal Senato, se non ci dovessero essere ovviamente modifiche, sarà stanziato un fondo di 100.000 euro che dovrà servire per rilanciare la loro economia. E ora di tutto questo parliamo con delle persone che amministrano questi piccoli comuni. Do il benvenuto a Diego Motta, giornalista di Avvenire, che ci aiuterà a fare questo viaggio ideale tra i piccoli comuni italiani. Grazie per essere con noi in questo pomeriggio. Grazie a voi dell'invito. Dicevo chi amministra, no? Naturalmente do il benvenuto a Massimo Castelli, che è il coordinatore dell'ANCI, che sarebbe l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per i piccoli comuni, ma è anche sindaco di Cerignale, giusto? Sì. In provincia di Piacenza. Benvenuti ad entrambi. Allora Diego, io so che tu ultimamente ti sei occupato dei nostri piccoli comuni italiani. Intanto ti chiederei quando un comune viene definito piccolo e quanti abitanti non deve superare? Allora, diciamo, la definizione di piccolo comune riguarda tutti quei centri che hanno meno di 5.000 abitanti e, come veniva detto molto bene prima nell'introduzione, questa definizione ci permette anche un po' di circoscrivere il perimetro dei comuni di cui stiamo parlando. Parliamo di comuni che coprono il 54% della penisola italiana e rappresentano 10 milioni di abitanti e, come veniva detto prima, appunto, tutto quindi questo circa un sesto, esattamente, no? Esattamente, un sesto circa del territorio. E la cosa appunto che è avvenuta in questi anni è proprio il fatto che questi comuni hanno diminuito la loro popolazione e, come veniva anticipato prima, appunto uno dei grossi problemi che questi centri è lo spopolamento. Senti, tu hai raccolto tante informazioni, ne hai conosciuti tanti, no? C'è qualcuno che ti ha colpito maggiormente di altri? Ma ci sono due storie su tutte che vorrei raccontare, oltre a quelle che appunto immagino vedremo insieme. C'è questa storia molto bella che arriva dalla provincia di Isernia, Molise, Profondo Sud, Castel del Giudice, un comune molto piccolo. Un comune che ha visto uno spopolamento molto, molto alto negli ultimi anni. La scelta del sindaco è stata quella di, una volta verificato che non c'era più la possibilità di tenere aperta la scuola, già lui 30 anni fa era costretto a prendere il pullman e andare in altri comuni del territorio per poter frequentare le lezioni. Visto che questa scuola non poteva più riaprire e visto che la popolazione invecchiava, l'idea che ha avuto è stata quella di riconvertire una scuola in una struttura protetta per anziani, sostanzialmente. La popolazione è invecchiata e questo in qualche modo l'ha portato a fare un ragionamento, a dire io con le persone che ho cosa posso fare, e ha riconvertito una vecchia scuola in una struttura protetta. Non solo, doveva rilanciare anche una produzione agricola che nel territorio era una delle poche fonti economiche. C'è del buonissimo latte lì a Castel del Giudice. Esatto, no? Ci sono anche delle ottime mele, perché lì il sindaco ha pensato di riconvertire tutto in una produzione biologica di mele. E il sindaco infatti è stato all'ombra del nostro albero del bene comune, te lo ricordi Massimiliano? Lo ricordo perfettamente. Esattamente. Per cui l'idea è stata davvero quella di rilanciare piano piano l'attività economica, e il suo grande risultato qual è stato? Dicendo ai suoi cittadini e ai suoi concittadini: guardate che è meglio essere occupati a Castel del Giudice che non disoccupati a Roma, rimanete qui. Un infermiere di quelli che poteva andare a lavorare nella capitale ha deciso di fermarsi, di tornare. È stato un piccolo controesodo dopo la fuga dai piccoli comuni. Fantastico. Verso la città. Dalla secondo città, esempio? Secondo esempio è Chiesa Nuova. Chiesa Nuova nel Torinese, un comune di 250 abitanti, molto piccolo. Da 15 anni ha aderito al progetto SPRAR per la protezione dei rifugiati. Adesso ha una quota di migranti presenti sul territorio superiore al 10%, ha più di 25 abitanti che arrivano dall'estero, sono richiedenti asilo. Hanno fatto una grande festa per festeggiare i 15 anni dello SPRAR quest'anno, nel 2016, e sono tornati, stavo per dire in città, ma nel piccolo paese,
migranti che arrivavano un po' da ovunque, dall'Iran, dall'Afghanistan, adesso hanno anche alcune persone dell'est, e questa è una soddisfazione per un sindaco. E tra poco racconteremo anche esempi. La storia di un altro sindaco in tema di migranti. Sì, c'è un filo che collega queste due esperienze. Tra l'altro noi questi sindaci in trincea davvero li incontriamo tutti i giorni intorno a questo tavolo. Prima di proseguire la nostra riflessione, il nostro viaggio, vorremmo dare la parola a voi che ci seguite attraverso Simone. Eh sì, Gabriella, raccontateci se siete abitanti di un piccolo comune d'Italia. Diteci quali sono gli aspetti positivi o negativi nel vivere in una piccola realtà, oppure fateci sapere se sareste disposti a tornare nel vostro paese se ci fossero delle giuste politiche per rilanciarlo. Insomma, come sempre, potete dire la vostra, e per dire la vostra potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96, oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a @siamonoiTV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora vi aspettiamo. Castelli, lei dicevamo è sindaco di Cerignale, siamo in provincia di Piacenza. Da quanto tempo? 7 anni. 7 anni, insomma un bel periodo per tracciare quindi un bilancio. Secondo mandato. Secondo mandato. Allora, quanti abitanti ha il suo comune e che caratteristiche ha? Il mio comune ha 127 abitanti. Però io dico sempre che io sono sindaco di un comune di 127 abitanti, ma anche di 1 milione di alberi, e non conto gli animali, perché... Quindi già ci ha detto che caratteristiche non c'è. Esatto, questo è un comune appenninico, a cavallo tra la Liguria e l'Emilia-Romagna. Ecco, il tema, dire il piccolo comune, si fa sempre ragionamento sul tema degli abitanti, per cui è piccolo per gli abitanti. Allora è la minor dimensione demografica, e qui piccola è un'accezione che bisognerebbe rivederla. Come li chiamerebbe lei? In comuni a minor dimensione demografica è una classificazione, però il territorio che rappresentano, che i piccoli comuni amministrano il 54% del territorio nazionale. È un territorio importante. E poi dico un altro dato, perché siamo anche noi, ci colpisce molto la spending review. Amministriamo il 54% del territorio nazionale con l'1% di spesa pubblica. Senta sindaco, tornando al dato demografico, Cerignale quando era proprio nel momento del massimo sviluppo, del massimo fulgore, quanti abitanti è arrivata ad avere? Allora posso dire questo, quando io facevo l'elementare si discuteva di, per cui ho 54 anni, parliamo di insomma... Una cinquantina d'anni fa. Una cinquantina d'anni fa aveva 700 residenti. Quindi uno spopolamento consistente. 700 residenti, io dico sempre anche 1000 capi di bestiame. Ecco, ritorniamo al territorio. Perché dobbiamo legarlo all'economia e legarlo a quello che si faceva, e perché non ci sono più questi abitanti. Perché il tema è questo. Sì. Perché non ci sono più questi abitanti? Perché questi comuni sono diventati piccoli. Non erano piccoli. Piccoli non erano. Piccoli non erano. È un po' la storia di Castel del Giudice. È un po' la storia di Castel del Giudice. È tutta la storia di quest'Italia. Che diciamo, io dico proprio con un cambio culturale, dove vivere in città, vivere la modernità era un valore, e per cui era attrattivo rispetto a questo. Vedremo poi nel corso della puntata se ancora oggi un valore. Io credo che qualcosa stia cambiando in questo senso. Anzi, c'è Castel un'inversione del Giudice di tendenza. Lo dimostra. Certo. Io però, mi permetta, no? Vorrei sapere che cosa significa essere il sindaco di 127 persone. Perché immagino che lei non è soltanto il sindaco, è molto di più, perché lei conosce tutti, conosce le loro storie, quasi fa l'appello la mattina, diciamo. Vuol dire questo, che io arrivo il venerdì sera dal lavoro, in particolare d'estate, e sabato mattina inizio a pulire la strada. Perché non ho gli operai che possono pulire la strada di tutti. Allora devo dare l'esempio. Cioè, se i miei cittadini vogliono avere il paese pulito, io non posso dire pulite, io pulisco. E poi perché ha un altro aspetto, perché la strada è pubblica di tutti, il proprio giardino è privato, ma se la strada è sporca anche il proprio giardino non risalta. Per cui far capire che il bene pubblico, il bene comune è un bene di tutti, non è di nessuno. E questo secondo me è il primo insegnamento che bisogna dare. E si bagnano i fiori, si fanno le cose e poi si affrontano i problemi della comunità come il buon padre di famiglia. La mamma che viene dice: guarda che mio figlio beve, digli qualcosa, guarda che quel signore anziano ha dei problemi, guarda, per cui è lo Stato a contatto col cittadino, è
è il front office dei problemi. E in un piccolo comune, questo è importante, però è anche dove la comunità trova la propria forza. Perché quando da noi arriva una badante, perché noi abbiamo tante persone anziane, è una signora dell'Ucraina per 5-6 giorni, poi diventa la signora Maria. Diventa punto. Parte del territorio. Diventa parte della comunità. Senta, sindaco, io appunto vorrei, lei lo accennava prima, lei ci ha detto a un certo punto io torno il venerdì sera e poi il sabato mattina mi metto a pulire le strade. Vuol dire che lei fa altro per campare? Assolutamente sì. Cosa fa? Io sono lavoro per la regione Emilia-Romagna. Vuol dire che... E poi la mia mamma ha un'attività commerciale, il bar del paese, faccio anche il barista durante l'estate. Anche perché l'indennità della carica... L'indennità, la mia indennità di carica sono 360 euro. Qui abbiamo detto tutto. Senta, sindaco... Fanno parte di quel 1%... Famoso. Il mio consiglio comunale, non abbiamo arrangiato tutte le indennità e li facciamo di domenica, così non nessuno deve assentarsi dal lavoro. E abbiamo anche completato il quadro dicendo questo. Prima. Ma lei ci ha descritto la sua giornata, sabato mattina con la strada che viene ripulita. Quali sono le difficoltà maggiori, i maggiori problemi a cui sta cercando, prova a far fronte? Allora, i maggiori problemi sono il fatto che noi abbiamo una popolazione anziana, per cui con grande necessità e con un insegnamento che ci deriva così dalla nostra storia, dalla nostra cultura, che dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, ed è un principio che non va abbandonato. Allora è chiaro che una situazione del genere con piccole frazioni lontane, montane, nevica. Io per esempio avevamo, quando c'erano un po' più di risorse, avevamo l'assistente domiciliare, cioè una persona che, anche se una persona stava bene, però era a 10 km dal capoluogo, viveva da sola, andava a vedere. Quindi faceva dei controlli periodici. A un certo punto non siamo più stati in grado di mantenere questo servizio, calo, trasferimenti e quant'altro. Allora, lei si è inventato qualcosa, perché quando i fondi scarseggiano interviene la fantasia. Esatto, si chiama il sociale creativo. Tremonti aveva la finanza, che era il sociale creativo. Allora io cosa ho fatto? Queste persone anziane da sole, senza rete parentale, cioè volevano una casa da solo, anche che stanno bene, li ho abbonati al quotidiano locale. Ecco. Così tutti i giorni il postino va a vedere... Almeno consegnava. Esatto. Per cui c'era il ragionamento di dire... Poi se c'era un problema, la rete è quella della solidarietà. Dice, guarda, non sta tanto bene, allora a questo punto si mandava l'assistente sociale. So che insomma un altro fronte è anche quello della farmacia. Anche lì vi siete attrezzati, perché farmacia, insomma, i servizi medici sono fondamentali in un piccolo comune. La farmacia non è nel paese, per cui il proprietario del negozio fa anche la consegna di domicilio del farmaco, per cui abbiamo un servizio puntuale per tutti. Naturalmente poi queste cose sempre sono più in difficoltà, ma ci dovrà aiutare la tecnologia. Pensate che il sindaco sta anche pensando ai droni per distribuire giornali. Sì, droni, non solo, anche il pane. Anche il pane. Anche per il controllo del territorio. È comodo distribuire il pane con i droni. Perché? Lo fa Amazon in America con le altre cose. No, a me colpiva, no, sentendo Castelli, poi quando si dice la politica, no, i costi della politica. Questa è vera politica e costa nulla, no? Perché qui c'è il senso della comunità che mi sembra fortissimo ed è la cosa che ci piace di più. Assolutamente, cioè la bellezza di queste storie che ascoltiamo è proprio la bellezza di chi con le unghie e con i denti fa di tutto per mantenere un senso di comunità laddove i numeri dicono che la comunità potrebbe non esserci più. Se pensiamo che ci sono 311 comuni in Italia che hanno avuto uno spopolamento dal 50% al 99%, tra cui ad esempio Arquata del Tronto, tristemente noto purtroppo per le cronache del terremoto, davvero dobbiamo ragionare su come ricreare, garantire, tutelare un senso di comunità che è fondamentale per chi è rimasto, soprattutto persone anziane. 127 il comune del sindaco Castelli, ma c'è un altro comune che di abitanti, pensate un po', ne è appena 32. E noi siamo andati lì. Siamo in provincia di Lecco, il comune si chiama Morterone. Rosario Sardella. Morterone, con i suoi 32 residenti, è il più piccolo comune d'Italia. Si trova a 1070 metri di altitudine e si raggiunge attraverso una strada lunga circa 16 km, tortuosa, fatta di curve di dirupi, e poi si giunge in questa conca naturale alle pendici del Monte Resegone, famoso per Alessandro Manzoni, il suo romanzo I Promessi Sposi.
caratterizzato Morterone da frazioni sparse qua e là, non c'è un unico nucleo abitativo. Qui ad esempio ci troviamo in Piazza della Chiesa, dove ci sono davanti a me la chiesa e alle mie spalle il municipio, dove io svolgo la mia funzione di sindaco. Qui non ci sono solo anziani, ci sono ragazzi che hanno fatto una scelta di vita dalla città, si sono trasferiti qui, 27enni. Ho scelto questo posto perché con un amico condividevo la passione per l'agricoltura e la passione per l'impresa agricola. Siamo entrati in contatto con questa realtà che è una struttura di proprietà del comune costruita nel 2007 ed era in affitto, c'era un bando d'affitto, per cui abbiamo pensato seriamente l'ipotesi di affittarla. Noi abbiamo fatto questa scelta perché affascinati da questo posto, che comunque ha un fascino irresistibile. Trattoria dei cacciatori, è l'unica trattoria che c'è qui a Morterone, c'è un agriturismo in quota a 1400 metri alla Costa del Palio, però la trattoria è anche l'unico luogo dove si può acquistare del cibo. Qui non ci sono rivendite alimentari, non ci sono negozi di vestiti, non ci sono barbieri. C'era il rifornitore che portava la roba. Quella che mi mancava, andavamo noi nei magazzini, nei magazzini grossi lì a fare la spesa. Ma la roba, il pane, tutto è sempre venuto da Lecco. Vivo qua perché mi piace il paese. Uno che non le piace non può vivere qua. Qui si dovrebbe fare qualcosa per il turismo, per tirare la gente. Morterone da metà degli anni 80 è diventato un centro d'arte, una località dove molti artisti di arte contemporanea, grazie all'Associazione Culturale Amici di Morterone, hanno trovato casa. Diego, la cosa curiosa è che andando lì abbiamo scoperto che anche in un comune di 32 abitanti possono esserci delle beghe giudiziarie, perché il sindaco che abbiamo conosciuto, si chiama Antonella Invernizzi, è sotto processo con l'accusa di peculato perché avrebbe ricevuto il condizionale e d'obbligo dal comune un rimborso per riparare l'auto privata che era stata danneggiata da alcuni vandali in una notte dell'estate del 2013. La giustizia è stata sollecitata dai consiglieri di minoranza, naturalmente farà il suo corso, però mi pare di capire che anche nei piccoli comuni lo spettro del tribunale c'è. Sì, diciamo nella ed stessa è pericoloso misura quando poi si guadagna 360 euro al mese. Sì, sì, nella stessa misura in cui c'è, diciamo, nelle grandi città, con questo effetto però paradossale, perché appunto il sindaco in una comunità molto piccola è un'espressione di servizio, di tutela del bene comune, per cui avrebbe ancora meno senso quello di dividersi sulle figure che poi devono essere garanti del bene comune, del bene di tutti. Devo dire che appunto i casi del genere sono molto rari, io direttamente non conosco quello che, di cui avete parlato voi adesso, però normalmente le figure di sindaco che emergono sono invece figure proprio di in cui tutta la comunità si riconosce, in cui tutta la comunità fa riferimento proprio per individuare quei percorsi di rinascita, di tutela, di rivitalizzazione anche delle tradizioni, perché poi se andiamo a vedere dalla Sardegna alla Sicilia a tante zone periferiche davvero del paese, il bene da tutelare è proprio questa tradizione che non va smarrita. Patrimonio preziosissimo. Sindaco Castelli, tra poco le chiederò un giudizio sulla legge, insomma, che si discute da anni di questa legge, però adesso un passaggio alla Camera. Ho decurtato il fondo, prima ho parlato di 100.000 euro, naturalmente sono 100 milioni. Tra poco ne parliamo, ma è vero che questo a cui abbiamo fatto accenno adesso non è assolutamente un aspetto da sottovalutare, perché insomma è difficile a volte nei piccoli comuni trovare delle persone disposte a scendere in campo perché c'è il timore, insomma, di finire invischiato in qualche bega legale? Certo, perché il sindaco è responsabile a tutti gli effetti dell'amministrazione, per cui parliamo di omicidio stradale, se c'è una buca in una strada e magari non hai soldi per ripararla, se uno si fa male o addirittura c'è un decesso, il sindaco può essere inquisito se uno fa causa e l'assicurazione magari non vuole pagare perché il manto stradale non è riparato, rischia
non so, un'incriminazione per omicidio stradale. Per cui ci sono delle grandi sproporzioni, ma questo non vuol dire, e non bisogna neanche vivere questa, diciamo, il piccolo comune con un aspetto romantico, no? Che è importante che ci sia, però bisogna invece tener conto di quanto queste piccole comunità contribuiscano a mantenere parte di questo territorio nazionale. Certo, sono sentinelle vere. E qua del vado territorio. Al di là del mio ruolo di sindaco, entro nel ruolo di coordinatore dei piccoli comuni del Lanci. Il tema vero è questo. Noi abbiamo in custodia un territorio importante dove si formano le risorse fondamentali del paese, perché quando parliamo di pianura padana e parliamo di agricoltura, diciamo del 2.0, ma l'acqua è quella che viene da monte. Allora il tema è di capire le coesioni territoriali, abbiamo bisogno di politiche, abbiamo bisogno di trasformare. Però Castelli, questo mi è importante ricordare. No, io volevo sentire un giudizio sulla legge, perché la legge giudizio è stata attesa, che lei l'ha attesa per anni. Giudizio sulla legge. Cioè, questa legge che stanzia 100 milioni, sì, ma insomma poi è una legge che viaggia da 10 anni avanti e indietro tra Camera e Senato. Tra le due Camere. No, viene aperta, è una legge cosiddetta legge manifesto, viene srotolata alla Camera, rotolata al Senato e viceversa. Finalmente forse ci arriviamo. È una legge importantissima perché fissa una legge cornice, fissa un principio che i piccoli comuni hanno necessità di avere delle differenziazioni che sembrerebbero normali di trattamento, perché hanno una condizione diversa. Non so, si parla di turnover del personale. Il 75%, cioè del, non so, il 25% su 100 ne puoi cambiare 25, ma se hai 3 dipendenti questa percentuale che senso ha? Allora è chiaro che c'è una peculiarità e una deve essere per forza. Questa legge che è fondamentale perché fissa dei principi, fissa una diversità. Poi naturalmente noi vorremmo riempirla di contenuti che nella legge non ci sono. Per esempio introduco il tema della fiscalità differenziata, introduco il tema bonus mamme, che non so, viene discusso adesso nella legge finanziaria, ma se in una zona, in un comune non ci sono più di bambini, e non ci sono perché quando una mamma deve fare un figlio è la volta che va via dal paese, perché non ci sono più servizi, allora vogliamo dargliene un po' di più se sta lì. Allora il tema è di capire che dobbiamo pensare a politiche differenziate per questi territori. Questa legge fissa un principio fondamentale e nella strada giusta. Quindi la strada è giusta, poi verifichiamo i contenuti. La strada è giusta, con poi mi consente una battuta, quadro. Io vorrei almeno tante risorse come per le periferie, parliamo di 2 miliardi di euro. Quindi insomma la richiesta è parecchio più alta. Allora, dal nord al sud stiamo raccontando, lo dicevamo, le particolarità dei nostri piccoli comuni italiani. Adesso ci spostiamo, andiamo molto a sud, andiamo a Sant'Alessio in Aspromonte, siamo in provincia di Reggio Calabria, ci ha raggiunto al tavolo Stefano Calabro, che è sindaco dal 2009. Benvenuto sindaco. Grazie. Allora sindaco, a Sant'Alessio in Aspromonte intanto quanti sono gli abitanti? 357, con una particolarità, no? Prima abbiamo sentito un esempio, diciamo, simile, lei però di prima mano ci porta questa esperienza. Dal 2013 il suo comune fa parte del sistema di protezione per i richiedenti asilo, lo SPRAR. Quanti immigrati ci sono? Potenzialmente 35, abbiamo due progetti SPRAR. Dal 2013 abbiamo iniziato con un progetto categorie ordinari, per cui accogliamo persone che hanno richiesto asilo politico e sono rifugiati. Dal 2016, quindi da quest'anno, abbiamo un secondo progetto che riguarda le categorie vulnerabili. Ecco, da dove arrivano? Che età hanno? L'età media è 30 anni, sono prevalentemente, quindi sono delle famiglie, arrivano dal Medio Oriente, arrivano dalla zona subsahariana, qualche russo, cittadino russo è arrivato di recente. Questa è la cittadinanza, ecco, il suo comune è considerato, poi vedremo anche come, un modello per quanto riguarda l'accoglienza, un modello che viene raccontato all'estero. Vi siete incontrati di recente con amministratori portoghesi, so che a dicembre 11-12 insieme a sindaci 9, virtuosi nell'accoglienza, ecco, sarete ricevuti dal Santo Padre. Insomma, perché lei ama dire questo in fondo è un welfare a due facce? Sì, è un welfare a due facce. Io, fermo restando, io sempre lo ribadisco dappertutto, che l'aspetto più importante è l'azione sociale, solidale, umanitaria che abbiamo messo in campo, quindi accogliere chi ha più bisogno di noi. Noi sappiamo che il popolo italiano è molto ospitale, in modo particolare quello calabrese, per cui è un territorio abbastanza fertile da questo punto di vista, quindi riusciamo ad ospitare con molta tranquillità e serenità. E poi c'è il secondo aspetto, che anche quello è molto importante, la ricaduta economica sul territorio. Il nostro progetto, o meglio
i nostri due progetti hanno avuto questa ricaduta. Sono stati assunti 15 persone, 15 giovani laureati. Che con una cooperativa sociale, appunto. Con una cooperativa sociale, questo è importante dirlo, attenzione, è la maggior parte di questi contributi che il Ministero trasferisce, quindi circa il 95% rimangono sul territorio. Quindi 15 giovani assunti, 8 appartamenti che noi abbiamo preso in affitto, quindi dando vitalità anche al paese. Appartamenti che erano sfitti. Erano chiusi, sfitti. Partiamo da lontano, quindi noi avevamo fatto già un censimento degli immobili sfitti e che potenzialmente potevano essere messi a disposizione dell'amministrazione comunale, quindi una banca dati e capire qual era la capacità immobiliare ad ospitare. La bottega, la farmacia, le scuole di due comuni limitrofi che sopravvivono grazie anche alla presenza di migranti. Parliamo di seconda accoglienza, ripeto, parliamo di progetti SPRAR. Insomma, un modello, sì, proprio un vero per e proprio questo. Modello. Però a questo punto, Sindaco, io le vorrei chiedere, questi giovani immigrati che di fatto si stanno integrando, no? Sì. Con la gente del luogo, che possibilità hanno per il futuro? Saranno costretti ad abbandonare il paese un giorno o la loro vita potrà continuare lì? Il nostro augurio è che una buona parte di loro rimanga in paese. Qualcuno è rimasto, qualcuno ha chiesto di trovare casa e rimanere lì e lavorare in alcune aziende agricole del posto, qualche altro ragazzo è stato assunto da un'azienda informatica, per cui buona parte rimangono sul territorio di Sant'Alessio o dei comuni limitrofi. Alcuni di loro vanno via per raggiungere i loro familiari, quindi ci riferiamo ai parenti, vanno e chiedono di raggiungere la Svezia o la Germania. L'obiettivo è quello appunto di farli rimanere sul territorio. Noi di recente abbiamo appaltato alcuni lavori per recuperare alcuni vecchi manufatti storici per poi utilizzarli come botteghe artigiane per rispolverare gli antichi mestieri. Questo è un progetto molto importante che la mia amministrazione ha messo in campo e che vuole portare a termine. Ci sta portando al tavolo, Sindaco, diciamo noi, un altro esempio virtuoso di economia circolare. Ecco, Motta, è una buona idea di welfare che può essere anche esportata ad altri piccoli comuni italiani. Molto lontano dalle proteste, no? Quanto lontano? Assolutamente, fai bene a ricordarlo. Bisogna tenere presente che i comuni hanno questa funzione di welfare fondamentale, che soprattutto nella creazione, nella formazione di quelle che saranno le comunità di domani, che per forza passeranno da un incontro tra vecchi e nuovi, diciamo così, diventa decisivo sia in termini di welfare sia in termini di ammortizzatore sociale. Per capirci con molta semplicità, alcuni casi come quelli che hanno visto coinvolti dei comuni, il caso di Goro ad esempio, che si sono ribellati all'ipotesi di arrivo dei migranti, accadono sia perché c'è un problema nella distribuzione dei carichi e nella non responsabilizzazione dei comuni, dei sindaci, perché sono le prefetture che decidono, giustamente i sindaci dicono date a noi questa responsabilità perché siamo noi che conosciamo la comunità e possiamo dirvi se e quanto riusciamo a supportare un carico del genere. Però, secondo passaggio, molto velocemente, se riusciamo a fare un discorso del genere, poi evitiamo che queste comunità si trasformino in comunità del rancore.